Una palificazione, una intelaiatura in ferro zincato è l'apparato di sicurezza costruito sotto Calata Marconi a Portofino. Si è conclusa così la prima parte dei lavori necessari perché l'ultima mareggiata di inizio novembre aveva peggiorato i danni causati da quella del 2018. Dare la sicurezza a quella parte del paese, insomma, che fa parte di un patrimonio dell'umanità, come io intendo sempre sottolineare, mi premeva molto a me, al mio cuore, insomma, di mettere la Calata in sicurezza. E devo ringraziare comunque le ditte, l'ingegner Chini che ha seguito tutte le mattine, viene a seguire il lavoro, insomma, la capitaneria di porto, insomma, i miei uffici. È stato fatto un bellissimo lavoro, di nuovo, comunque in tempi veloci. In questi giorni proseguono i lavori sul molo Umberto I. La palificazione è già stata installata nella zona dell'attracco dei battelli. Finiranno la preparazione della gabbia metallica che viene posizionata al piede della banchina, metteranno i casseri, che sono quelle paratie che servono per fare la gettata. Io credo che comunque entro metà marzo direi che il lavoro sarà completamente ultimato. Ecco. Il Comune di Portofino ha finanziato con una variazione di bilancio da 460.000 euro tutto l'intervento di messa in sicurezza. Oggi sono stati finanziati dal Comune, poi un domani credo che saranno ristorati dallo Stato. Avere le possibilità di fare un intervento rapido come abbiamo fatto, anche perché la stagione turistica è già partita quest'anno, insomma già tanta gente nei fine settimana a Portofino, è stato positivo avere le risorse pronte in cassa. È un primo passo di un progetto più ampio e ambizioso che prevede anche il dragaggio del porto per ridare un pescaggio adeguato alle attività che ospita. La conclusione del progetto verrà con una bonifica anche della banchina, della parte a terra delle banchine, con poi la creazione di quello che è caro a tanti portofinesi, diciamo, che la parte del porto che si chiama Isolotto, che ad oggi è collegato da un passaggio in muratura, l'anno prossimo verrà aperto, insomma si ricreerà proprio il famoso Isolotto staccato dal molo, con una bellissima circolazione dell'acqua per andare ancora a migliorare di più quello che è il nostro specchio d'acqua, il nostro porto di Portofino, che è proprio una piscina naturale, con la realizzazione anche di un nuovo pontile per l'attracco dei traghetti, in modo da andare a migliorare ancora di più quello che è l'afflusso turistico sul porto di Portofino.